Ragazzi, ciao a tutti, aspettate, mi sono dimenticato una cosa. Po', mascherina personalizzata, Sir Barzi, solo per voi, eh? Vi piace? Ciao a tutti, buon giovedì a tutti quanti, giovedì sera, spero che sia andato bene al lavoro. E niente, siamo qua. E di cosa dobbiamo parlare? Parliamo di quello che succede. Succede che praticamente, altri 2 giorni indietro, sono aumentati i contagi. La maggior parte, la maggior percentuale, è tutta su al nord Italia. E sono aumentati anche, ahimè, un po' di vittime. È dura. E meno male che dissero qualche giorno fa che andava a calare, che si calmava, che si indeboliva. Non si è indebolito proprio un cazzo niente. Non si è indebolito proprio un cazzo niente. Niente si è indebolito. Ogni giorno ne sparano una per tranquillizzare tutti, pure perché ci hanno fatto una siga, non si sa il motivo. Sono stati una settimana lì che si era indebolito. Era indebolito, sicché c'era un po' di ottimismo. Un cazzo, c'è stato 2 giorni, sono aumentati i casi. E ora poi, ragazzi, la cosa che mi preoccupa, e non è cioè, arrivare al 3 che riaprono tutte le regioni. E arrivare al 3 che riaprono le regioni, perché giustamente poi la gente si rimuove. E io non per cattiveria, però una cosa che le va, non si respira, sta a fare, no, non per cattiveria, ma ragazzi, io non ho niente in contrario con la gente del Nord Italia, ma per amor di Dio ci mancherebbe, non voglio, non mi hanno fatto niente, però io aspetterei, almeno dal Nord, a farli venire giù, a farli scendere, che sicuramente vengono in vacanza, si muovono. E ancora c'è il pericolo. Cioè, loro hanno detto, loro sono pronti, ora sono attrezzati se ci fosse, ma spostandosi possono conciare per le feste le altre regioni, che non siamo avanti come sono loro, anche se loro hanno avuto tanti difetti, tante pecche, i miei cari amici del nord. Però considerando che era una cosa difficilissima, diciamo inedita quello che è successo, va bene. Mettiamoci una pietra sopra. Il problema è che venendo giù, come ho già detto, vengono, che succede? Rischiano di rinfettare, perché il vero problema non sono quelli che sono infettati, sono quelli asintomatici, quelli che i portatori sani. E se basta una piccola percentuale di gente che si sposta dal 3 giugno, rischia di fare un casino. E tutte le cautele, le protezioni che usiamo noi per qualsiasi attività rischiano di essere fine a se stesse, senza risvolto positivo. La penso così. Io spero davvero, capisco che possono far lavorare tutti, in questo coso entro anch'io in questo discorso come operaio. Però il rischio è tanto ancora. Il rischio c'è, che si fa? Io spero che, io, il governatore Rossi, spero che voglio aspettare ancora un altro poco prima di aprire la regione. E perché il rischio è tanto, e giustamente io sono preoccupato. Io spero che siano preoccupati anche loro. Ho sentito dire loro di essere più cauto, però poi è dovuto andare dietro alle disposizioni del governo e va bene, giustamente. Però se lassù non cala niente, perché 2 giorni oggi non so com'è andata, ma ci sono monte di infettati. E poi anche i deceduti sono aumentati. Che si fa? Che si vuole fare? Io lo so che fa, ora bevo un bicchieretto d'acqua, è acqua. Dicevo, rischiano di essere tutte cose fino a se stesse, tutte le cautele, tutte le cose che dobbiamo fare, i commercianti, imprenditori, operai, e rischiamo di richiuderci dentro. Secondo me c'è troppa furia in questo, e staremo a vedere come va.
E non sono tanto ottimista, non sono tanto ottimista. Vediamo un po' che succede. Ancora non ci hanno capito niente. Dice che ci sia un altro ceppo che colpisce bambini con altri sintomi. Prima dicevano che i bambini erano immuni. E boh, ci si sta a capire più niente nessuno, ma nemmeno l'OMS. Infatti Trump ha riminacciato l'OMS, l'Italia davvero fondi, e poi ha chiesto praticamente un'indagine sull'OMS, il governo cinese, con la sanità cinese, per tutto quello che è successo. E che giustamente si è rotto le scatole, si è incazzato, nonostante le cazzate che ha detto, le stronzate sue, le sparate, fa un po' di show, gli americani fanno lo show. Peggio di noi, loro sono per gli show, televisione, microfoni, però poi alla fine si è rotto il cazzo. E qui ora i cinesi li indaga, fa una task force per indagare sull'OMS che è sulla Cina, quello che è successo, perché non è una cosa naturale. Poi è normale, virus, se davvero è scappato dal laboratorio, parte in giro, muta, e muta. Perché dipende da dove si trova, il clima, l'inquinamento, e cambia. Poi è normale che diventa complicato stargli dietro. Vabbè. E io spero davvero che questi giorni, prima del 3, davvero calino contagi in tutta Italia, soprattutto al nord. Lo spero. Perché dal 3 giugno, se si muovono, vanno in giro le bombe a orologeria. Questo è il mio parere, eh? Ognuno avrà il suo parere e ognuno trarrà le sue conclusioni. Questo è il mio pensiero. Allora, questa pagina, ora questo video lo pubblicherò, vedrete ora su Facebook, nel mio canale, e poi lo pubblicherò anche su YouTube. Magari vuole vedere anche altri video, può andare al canale YouTube Ser Barzillotto, ok? Ah, ricordatevi, anche dopo l'adozione sono disponibili anche da asporto importo, ok? Export-import, per chi mi volesse fare due coccole, sono disponibile. Ok? Ciao!